Grande impegno, perseveranza e senso di responsabilità nello studio. È grazie a queste qualità che Giuliano Fiorelli e Alessandro Cipolla, due ragazzi di Mondolfo, sono stati premiati ieri con una emozionante cerimonia svolta in prefettura per aver conseguito a pieni voti l'esame di maturità. Nonostante le numerose difficoltà imposte dall'anno scolastico lasciato alle spalle, le due giovani menti hanno ottenuto con successo il 100, posizionandosi così tra le eccellenze della città. Mi piace ricordare e rimarcare il piacere che ho avuto nel ospitare in questo Palazzo Ducale questi due giovani studenti che sono affetti dalla patologia dell'autismo, ma che ciò non di meno hanno dimostrato che con l'impegno, con la buona volontà, i risultati si possono ottenere e sono risultati non solo sufficienti, ma sono risultati addirittura brillanti. Questa cerimonia che ha visto insieme la prefettura, quindi lo Stato, il Comune e la Regione, i dirigenti scolastici e le famiglie, rappresentano un percorso che dovrebbe essere preso ad esempio in questi casi che sono abbastanza numerosi, ma che ciò non di meno costituiscono un elemento di valutazione dei talenti che anche per questi ragazzi possono costituire un vantaggio. Due ragazzi pieni di voglia di fare, come ricordano i presidi dei due istituti frequentati da Giuliano e Alessandro, il liceo Nolfi Apolloni di Fano e il liceo scientifico musicale Marconi di Pesaro. Giuliano Fiorelli è stato decisamente un alunno modello, un valore aggiunto alla scuola che ha dato a noi molto orgoglio, perché è migliorato tantissimo, ha dimostrato numerose competenze informatiche, fisiche e matematiche. E soprattutto ha donato grande ilarità a tutto il personale scolastico. Si è saputo far voler bene e ha voluto bene a tutti noi. Alessandro Cipolla, con la sua disabilità, è stato veramente in grado di raggiungere un successo pieno, grazie anche alla collaborazione che la sua famiglia, la scuola tutta ha avuto con lui. Per noi è un fatto molto, molto bello, molto positivo. Adesso l'augurio è che si continui nella vita di Alessandro, aprendo una strada di altrettanto successo per la sua vita. Contento anche il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, che ha voluto fortemente la cerimonia di premiazione. Siamo orgogliosi dei due ragazzi, ha dichiarato il primo cittadino. Una bellissima giornata, un riconoscimento importante, uno spazio proprio a due nostri concittadini. Siamo orgogliosi di questi ragazzi e dei risultati che hanno conseguito nella maturità.